Allora, ragazzi, per introdurre la superficie sferica, vi pongo dei quesiti, perché così cerchiamo di capirci. Vi chiedo, dal punto di vista geometrico, voi come pensate sia visibile, ok? Diventi rappresentabile questa equazione, o comunque questo vincolo, come sia rappresentabile questo? E invece come sia rappresentabile questo? La cosa interessante è che in base alla dimensionalità del nostro problema, la stessa cosa rappresenta cose diverse. Quindi bisogna stare attenti. Allora, cominciamo a ragionare in una dimensione, poi ragioneremo in due dimensioni e in tre dimensioni. Quindi anche questa volta creiamo una sorta di matrice 3x3 con 9 risultati. Allora, ragazzi, cosa vuol dire x alla seconda uguale a 9? Semplicemente perché cerchiamo di capirci, una circonferenza sicuramente vive in due dimensioni, dove c'è sicuramente la x e la y, che non sono fissi, perché nella circonferenza la scissa e l'ordinata cambiano. Questo vuol dire che la circonferenza sarà più simile a una forma del genere. Poi uno potrebbe dire x alla seconda meno 9 è una parabola, ma questa non è una parabola. Cioè x alla seconda y uguale a x alla seconda meno 9. Ok? Quindi al massimo questa rappresenta una parabola, y uguale a x alla seconda più 9 o meno 9. Ah, ecco. Dipende in che dimensionalità li vedi. Perché in una dimensione dove vive soltanto l'asse delle x, mentre in due dimensioni vive la x e la y, e in 3D vive la x, la y e la z. In una dimensione dove esiste soltanto una linea, è vero. X alla seconda uguale a 9 è rappresentato da due punti che disegno in verde, che sono più 3 e meno 3. Perché la soluzione di questa qui è x uguale a più o meno 3. In due dimensioni già non sono solo due punti, perché x uguale a 3 è una retta orizzontale o verticale? Verticale, quindi in due dimensioni x uguale a più o meno 3, non sono mica solo questi due punti qui, come un nostro amico Pollo potrebbe pensare. La soluzione è questa e questa. Perché questo vincolo ti dà un'indicazione sulla x, ma non sulla y. Quindi la y fa quel cavolo che ne ha voglia. Non per forza a zero. Vediamo chi è sveglio. In 3D andiamo a generare due piani. E infatti in 3D x uguale a 3 è un piano, ok? Ax più by più cz più d uguale a 0, x uguale a più o meno 3 è questo piano qui ad ascissa più 3 e questo piano qui ad ascissa meno 3. Stiamo cominciando a vedere le cose. Andiamo ragazzi sulla seconda perché adesso diventa importante. Intanto, vi dico subito che in una dimensione questa cosa qua non ha senso, perché in una dimensione esiste solo la x, lì ci sono due quantità e lui non. Cioè una persona che vive in una dimensione non sa che cosa sia una seconda dimensione. Va bene. In due dimensioni, che cos'è quel vincolo lì? È una circonferenza di raggio 3 o 9? 3. E quindi diventa un bel cerchietto dove questo è 3, meno 3, 3 e meno 3. Adesso vediamo chi davvero sta capendo che cos'è x alla seconda più y alla seconda uguale a 9 in 3D. Bravo. È un cilindro.
poi ve lo farò vedere, ma semplicemente potete immaginare questa circonferenza che ovviamente, visto che adesso la quota è qualsiasi perché la z non c'è, semplicemente è un cerchio che si alza in tutte le quote e quindi rappresenta una superficie cilindrica infinita, ok, che come sezione ha sempre un cerchio. Benissimo. Un pollastro magari avrebbe detto in 3D questa cosa è una sfera. E invece sul piano XY avete una circonferenza, che quindi ad esempio vive qua. Quindi questa circonferenza non è nient'altro che che questa superficie sferica tagliata dal piano z uguale a 0 in 3D, è quella lì, questa qui e questa qua, solo che poi la z fa quel cavolo che ne ha voglia e quindi andiamo a generare una superficie infinita che come sezione ha questa. Bravi. L'ultima, ragazzi, ti sta dicendo, come questa ti sta dicendo, disegnami tutti i punti in due dimensioni equidistanti dal centro di distanza 3, lei ti sta dicendo in 3D, x, y, z, disegnami tutti i punti diciamo equidistanti dal centro di distanza 3, cioè una sfera. In una dimensione non viene concepita la y e la z, in due dimensioni non viene concepita la z. In tre dimensioni, cosa importantissima, andiamo a generare quei punti che distano, adesso in generale R, però in questo caso 3, dall'origine. E quindi abbiamo disegnato una superficie sferica, perché facciamo subito la distinzione tra sfera e superficie sferica. La sfera è l'insieme anche di tutti i punti che sono dentro. E invece la superficie sferica è solo la superficie. Infatti, per rappresentare propriamente la sfera, ve lo dico subito così evitiamo un po' di far casino, come si fa, ragazzi, a dire tutti i punti che sono dentro la sfera? Devo cambiare questo simbolo. No, no. Eh no, maggiore uguale sono tutti i punti che distano più di 3. Minore uguale. Se voi scrivete una cosa del genere, minore uguale a 9, questa è una sfera. Perché sono tutti i punti che sono dentro o sulla superficie sferica. Invece se voi fate l'uguale, state solo facendo la superficie sferica. E adesso il video è finito, nel senso che volevo semplicemente andare su GeoGebra e rappresentare questi tre vincoli per farvi effettivamente capire che se faccio x alla seconda uguale a 9, cosa abbiamo fatto, ragazzi? Cos'è questo? Sono due piani più 3 e meno 3, come avevo detto. Poi, se invece facciamo x alla seconda più y alla seconda, adesso nascono delle cose carine ma che non sono le nostre, uguale a 9. Allora, ovviamente in due dimensioni, quindi guardando così, è una circonferenza, questa qua. Però vedete che quando la quota si alza, ovviamente diventa una superficie cilindrica. Se qui ci aggiungo questo, andiamo a generare la superficie sferica. Ecco, noi oggi guarderemo questa superficie qui. Sono solo i punti che stanno sulla superficie.